bruciava la neve che cadeva, la lotta se trovava roba meno che faceva. Oh, ecco che bruciava la neve che cadeva, la lotta se trovava roba meno che faceva. E Natale annunziò, e Natale annunziò. Cari amici, con viva gioia ancora una volta mi ritrovo insieme con voi attraverso questo mezzo così importante, un mezzo della comunicazione sociale, per augurarvi un felice e gioioso Natale. Ancora una volta il Signore ci viene incontro, Dio si fa uomo. La parola si è fatta carne e venne ad abitare in mezzo a noi, ci annuncia l'Evangelista Giovanni. Quella parola che si è fatta carne nel grembo virginale di Maria attende di farsi carne nella nostra carne. Quel Cristo che si è fatto uomo aspetta di farsi uomo dentro la nostra umanità, perché accolto noi possiamo diventare come Lui, per mezzo di Lui, figli di Dio, dell'unico Padre. A quanti sperano, sognano, costruiscono un presente e un futuro diverso, l'augurio che questo Natale sia nuovo slancio e impulso a favore di ogni uomo, a tutela di ogni dignità umana. A quanti sono sofferenti, senza lavoro, deprivati degli affetti, abbandonati a se stessi, dico che la nostra comunità cristiana, la nostra famiglia parrocchiale vuole essere solidale. Preghiamo tutti il Signore perché il nostro cuore che si apre all'accoglienza di Dio si apre all'accoglienza reciproca l'uno dell'altro. A tutti buon Natale nelle vostre famiglie.